ministro Fanfani si congratula con il sindaco Rebecchini. Roma è stata una delle prime città d'Italia a rispondere all'appello delle infelici vittime del Salernitano. Gli autocarri di soccorso hanno ultimato il loro carico di indumenti, di medicinali e di viveri. Ora la colonna prende la via del sud, alla volta di Salerno. Centinaia di senza tetto stasera avranno un letto per riposare, vestiti e coperte per ripararsi dal freddo, una minestra calda per ristorare il corpo dopo tanta pena. L'arrivo del presidente Einaudi significa che tutta l'Italia è presente. Nell'ospedale di Ruggi d'Aragona lo segue anche donna Ida. Oggi niente può giovare alle atroci ferite dello spirito più di un'amorevole parola di conforto. La premura di Clara Buslus offre la solidarietà di tutte quelle donne d'America che hanno recentemente sofferto sulle lontane sponde dell'Atlantico un'analoga pena. Intanto, in attesa di altri aiuti, questo popolo si aiuta e pietra su pietra comincia a ricomporre le sue case e le sue strade distrutte.